Ciao a tutti ragazzi, qui Simone, qui Stefano di Photoshop Facile. In questo video vedremo come ricreare un effetto collage, diciamo diverso dalle solite cose che vediamo in giro, all'interno di Photoshop. Ebbene sì, possiamo trasformare le nostre immagini banali e scontate in incredibili capolavori effetto collage con un pizzico di vintage. Ma questa è una ricetta di cucina? Per farvi capire lo stile, sai, un po' vintage. Insomma, stiamo parlando di un effetto nuovo, diverso, più creativo e perché no, magari con l'effetto che otterrete potrete anche crearci, che so, delle locandine, dei poster, delle magliette. Possiamo sbizzarrirci come vogliamo, ma la vera particolarità di questo effetto sono le texture. Ovviamente, come sempre, potete scaricare queste texture facendo clic sul link che trovate qui in basso in descrizione. E saranno proprio queste texture che ci permetteranno di ottenere quell'effetto particolare di cui stiamo parlando. Ok, non vogliamo spoilerare più nulla e prima di iniziare devi sapere che se ti piacciono effetti di questo tipo, all'interno del corso Photoshop Facile abbiamo dedicato un intero modulo proprio sugli effetti. Per chi non lo sapesse, Photoshop Facile è il nostro corso per imparare ad usare Photoshop per realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. Non te la portiamo alle lunghe, ma qui in basso in descrizione puoi iniziare il nostro corso gratuitamente. Quindi ti basta fare clic sul link e inizi il corso gratis. E ragazzi, a questo punto siamo pronti per iniziare? Aspetta, ma avete lasciato un bel mi piace sotto questo video? Se non l'avete fatto, fatelo subito, iscrivetevi e attivate anche la campanellina. È solo un piccolo modo per supportarci, ragazzi. Bene, mano sul mouse e vediamo come creare questo incredibile effetto collage col pizzico di vintage, no? Pizzichino, Vai. E siamo all'interno di Adobe Photoshop, qui al centro ho già provveduto ad importare l'immagine su cui andremo a lavorare. E prima di iniziare il nostro tutorial, voglio che tu vada a modificare la dimensione della tua immagine. Per farlo ti basterà andare qui in alto su Immagine, Dimensione Immagine, facciamoci un clic, e nel mio caso le dimensioni del documento sono 2300 pixel di larghezza e 1503 pixel di altezza. Quindi se hai un'immagine troppo grande, rimpiccioliscila, in questo modo potrai seguire meglio questo tutorial. Iniziamo e per prima cosa facciamo clic qui su livelli, andiamo a sbloccare il nostro livello di sfondo, faccio clic qui sul lucchetto e convertiamo il nostro livello sfondo in un oggetto avanzato. Tasto destro, converti in oggetto avanzato. Adesso il nostro livello è diventato intelligente, infatti andrà a registrare tutti i filtri che applicheremo sulla nostra immagine. Questo significa lavorare in modo non distruttivo. Ragazzi, io sto partendo già da un'immagine in bianco e nero, ma per realizzare il nostro effetto collage possiamo utilizzare anche immagini a colori. L'importante è convertirle sempre in bianco e nero. Quindi se in questo momento stai utilizzando un'immagine a colori, premi Command più U se utilizzi Mac o Control più U se utilizzi Windows e vai ad abbassare la saturazione della tua immagine da 0 a meno 100. Diamo clic su OK, continuiamo, ci dirigiamo qui in alto su Filtro. Facciamo clic qui su stilizzazione, dipinto olio. Stilizzazione portiamola a 10, pulizia 10, scala 0,1, dettaglio setole 4,9. Ragazzi, questo step è molto importante, infatti andando ad applicare l'effetto dipinto ad olio con questo settaggio, quando andremo ad applicare, diciamo, il filtro principale che ci permetterà di ottenere il nostro risultato, l'effetto sarà ancora più convincente. Quindi copia tutti questi valori e dai clic su OK. Siamo sulla giusta strada, andiamo avanti e ci spostiamo qui in alto su immagine, regolazioni, ombre e luci. Qui ragazzi lasciamo tutto così com'è e diamo clic su OK. Siamo arrivati alla parte più importante del video, infatti adesso andremo ad applicare il filtro effetto ritaglio. Ti faccio vedere, ci dirigiamo qui in alto su filtro, galleria filtri. Spostiamoci all'interno della cartella artistico e facciamo clic sul filtro effetto ritaglio. Questo filtro fa apparire contrasti sotto forma di silhouette. Ti faccio vedere, proviamo a spostare diversi cursori che Photoshop ci mette a disposizione, numero di livelli, guarda qui, man mano che aumentiamo questo cursore visualizzeremo più sfumature di grigio. Spostiamoci in basso invece su semplicità contorno, man mano che andiamo ad aumentare questo cursore visualizzeremo sempre meno dettagli. Infine abbiamo qui precisione contorno che possiamo spostare da 1 a 3, ti faccio vedere i risultati, 1, 2... 3. Ovviamente ragazzi qui tutti i valori dipendono sempre dall'immagine di partenza, ma possiamo dire che l'obiettivo è quello di semplificare l'immagine il più possibile. Beh sì, dobbiamo far sì che l'immagine sia comprensibile, quindi non esageriamo con i dettagli, al contrario non andiamo ad impostare semplicità contorno a 10, ecco guarda qui il risultato, nel mio caso porto numero di livelli a 5, semplicità contorno lo vado ad abbassare, lo porto a 4, mentre precisione contorno lo lascio a 1. Diamo clic su OK, questo è il nostro risultato, ma non abbiamo ancora finito.
Infatti, se noti bene, all'interno di questa immagine sono presenti diverse sfumature di grigio. Ti faccio vedere. Abbiamo questo nero, questo grigio, qui è presente un'altra sfumatura di grigio, un'altra ancora, ed infine abbiamo la tonalità di grigio più chiara. Quindi abbiamo 5 sfumature di grigio. E questo non va bene, infatti per realizzare il nostro effetto collage abbiamo bisogno di 4 sfumature di grigio. Ok, sì, tutto fantastico, ma come si fa? Ti faccio vedere. Elimino questo livello, ci dirigiamo qui in basso su riempimento e facciamo clic sulla spunta posterizza. Qui su valori tonali andiamo ad impostare 4, appunto 4 sfumature di grigio, ed ecco qui il nostro risultato. Nel caso in cui ti stessi chiedendo perché non ho applicato questo livello di regolazione posterizza direttamente sul nostro livello intelligente, infatti potevamo benissimamente fare clic su livello 0, andare qui su immagine, regolazioni e fare clic su posterizza. Beh, ho scelto di metterlo qui, su un livello a parte, perché in questo modo possiamo fare un'altra cosa. Ti faccio vedere, ci spostiamo qui sul riempimento e facciamo clic su valori tonali. Assicurati che il livello di regolazione valori tonali si trovi al di sotto del livello di regolazione posterizza e qui ragazzi attraverso il filtro valori tonali possiamo decidere in che modo queste 4 sfumature di grigio vengano visualizzate sulla nostra immagine. Mi basterà spostare i cursori, ti faccio vedere, ecco guarda qui. In questo modo avremo un controllo ancora più preciso su tutta la nostra immagine. Ok, nel mio caso per il momento lascio tutto così com'era. E a questo punto il nostro prossimo step sarà quello di andare a colorare le nostre 4 sfumature di grigio. Quindi voglio far sì che ogni tonalità di grigio venga colorata di uno specifico colore. Quindi per esempio il nero di un colore, il grigio scuro di un colore, il grigio più chiaro di un altro colore, eccetera eccetera. Facciamo clic sul livello qui in alto posterizza, ci dirigiamo nuovamente sul riempimento e facciamo clic su mappa sfumatura. Faccio un po' di zoom indietro. Bene, come facciamo a colorare la nostra immagine? In realtà ragazzi ci basterà andare a creare 4 punti sulla nostra sfumatura con i colori nero, rosso, verde e blu. Quindi faccio clic qui sulla prima spunta, colore, imposto nero e do clic su ok. Ancora faccio un altro clic qui sulla sfumatura, è apparso un altro cursore, imposto il colore, vado a prendere il rosso e diamo clic su ok. Ora, senza ripetere questa operazione per altre 2 volte, qui in basso in descrizione ti lascio direttamente alla sfumatura che ti permetterà di ottenere il risultato che ci serve. Nel mio caso, eccola qui. Per caricare questa sfumatura ti basterà fare clic su Importa e selezionare appunto la sfumatura che ti lascio sul link che trovi qui in basso in descrizione. Diamo clic su ok e siamo arrivati alla parte più interessante di tutta la nostra lezione. Infatti stiamo per creare il nostro effetto collage. Apriamo i materiali del nostro tutorial. Ti ricordo che puoi scaricare tutti questi materiali facendo clic sul link che trovi qui in basso in descrizione e vado a selezionare le mie 4 texture. Le trascino all'interno di Photoshop. 1, 2, 3 e 4. Sposto la terza sfumatura qui in basso, infatti è la prima che andremo ad utilizzare, e vado a nascondere queste altre 3 momentaneamente. Che cosa dobbiamo fare? Ragazzi, l'obiettivo qui sarà quello di applicare ogni immagine che abbiamo appena caricato su un apposito colore. Quindi questa immagine con questo effetto poster di colore nero lo andremo ad applicare sul nero e per farlo è semplicissimo. Attiviamo la visibilità del livello, facciamo doppio clic sul livello in questione e si aprirà il pannello stile livello. Per applicare l'immagine solo sui neri è semplicissimo. Ci spostiamo qui in basso su Fondisè, nello specifico mi sto riferendo alla porzione livello sottostante, e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente portare questa spunta che si trova sul colore bianco verso sinistra. In questo modo. Ed ecco qui che la nostra immagine adesso è visibile solo sui neri. Ragazzi, se volete capire bene il procedimento della funzione Fondisè, vi ricordo che all'interno del corso Photoshop Facile io e Stefano abbiamo dedicato diverse lezioni proprio su questo argomento, quindi la approfondiamo a 360 gradi. Per il momento non mi dilungo, altrimenti questo tutorial durerebbe davvero troppo tempo. Diamo clic su ok, adesso prendiamo questo livello e che cosa facciamo? Semplicemente voglio applicare questa immagine sui rossi della mia sfumatura. Per farlo utilizzeremo la medesima tecnica. Ti faccio vedere, attiviamo la visibilità del livello e come prima facciamo doppio clic sul livello in questione. Ci spostiamo sempre qui in basso su Fondisè, ma adesso andiamo a cambiare il colore da grigio a rosso. Qui sul livello sottostante portiamo la prima spunta, questa verso sinistra che si trova sui neri, verso i rossi. In questo modo questa texture verrà applicata solo sui rossi visibili della nostra immagine. Diamo clic su ok, ancora attivo anche questo livello e qui ragazzi sempre su Fondisè andiamo a selezionare il verde. Facciamo la stessa cosa di prima, quindi ho portato questo cursore tutto verso destra, diamo clic su ok ed infine abbiamo la nostra ultima immagine, la più chiara.
Questa verrà applicata sui blu della nostra immagine. Quindi faccio clic sulla prima spunta sul livello sottostante e la sposto verso destra. Diamo clic su OK e signore e signori, ecco qui il nostro risultato. Abbiamo trasformato la nostra immagine in un incredibile effetto collage semplicemente utilizzando la funzione Fondi Se. Ma non è ancora finita, infatti le sorprese non finiscono qui. Facendo clic qui su valori tonali, abbiamo la possibilità di modificare il modo in cui le sfumature di grigio vanno ad agire sulla nostra immagine. Quindi andando a modificare questi parametri, visualizzeremo il nostro effetto collage in modo diverso. Questo solo per farti capire che possiamo sbizzarrirci come vogliamo. Nel mio caso lascio quest'ultima così com'era. Infine, per rendere il nostro effetto ancora più credibile, vado ad applicare un'ultima texture. Quindi apro la cartella materiali, trascino l'immagine 5 all'interno della mia composizione, vado ad ingrandire, in questo modo, diamo clic su OK. Ovviamente portiamo questo livello sopra tutti gli altri livelli e andiamo a cambiare il metodo di fusione da normale a sovrapponi. Prima, dopo. Se l'effetto è troppo forte, ti consiglio di abbassare leggermente l'opacità. E che dire, ecco qui il nostro risultato. Cosa ancora più interessante, visto che abbiamo lavorato tutto il tempo in modo non distruttivo, in qualunque momento possiamo fare clic qui all'interno della miniatura di livello 0, facciamo clic su Usa profilo incorporato. Come puoi notare è stato aperto un nuovo documento chiamato livello 0, dove all'interno appunto è presente la nostra immagine di partenza, ma semplicemente andando a caricare un'altra immagine all'interno di questa composizione, quindi vado a caricare, non so, questa immagine qui, diamo clic su OK. Vado a salvare questo documento, quindi premo Command più S se utilizzi Mac o Control più S se utilizzi Windows e ritorno nuovamente sull'immagine di partenza. E incredibilmente ci ritroveremo con un nuovo effetto collage applicato su quest'altra immagine. Ovviamente qui ragazzi bisogna continuare a sperimentare, cambiare diversi parametri, sostituire magari delle texture con delle altre, ma sperimentando giusto un pochino sono riuscito ad ottenere questi risultati. Ti faccio vedere? Qui abbiamo il primo e qui abbiamo il secondo. Che dire, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, se sì ti prego di lasciare un bel mi piace sotto questo video. Per oggi è tutto, qui Simone e qui Stefano e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial qui su Photoshop Facile. Ciao ragazzi!